Padrino è un film del 1972 diretto da Francis Ford Coppola con Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard Castellano e Robert Duvall. Capolavoro indiscutibile, immenso e immortale, The Godfather è un grande affresco sulla mafia americana del dopoguerra, sui suoi codici e sulla sua progressiva, inevitabile e sanguinaria trasformazione. Diretto magistralmente, interpretato da un cast memorabile, Il Padrino fu un successo clamoroso in tutto il mondo ed è considerato fra i film più grandi di tutti i tempi, se non il più grande. Incredibilmente, Coppola non solo non voleva girarlo, ma dovette affrontare numerose battaglie prima di vederlo completato. Vito Corleone, il capo di una delle cinque famiglie mafiose di New York, viene gravemente ferito dopo aver rifiutato di appoggiare finanziariamente e politicamente un truce narcotrafficante. L'atto scatena una guerra con le altre famiglie, alla fine della quale emergerà la figura di Michael, il figlio più giovane di Vito destinato a divenire il padrino. A metà anni 60 lo scrittore Mario Puzo era sull'orlo del baratro, sommerso dai debiti, atteso dal ventresca sotto casa e deriso dai fratelli che gli consigliavano di deporre la penna per andare a scaricare i bancali di limoni in frutteria. Puzo, dopo la mediocre riuscita del suo secondo romanzo, Mamma Lucia, sapeva che il terzo sarebbe stato quello decisivo, nel bene e nel male, per la sua carriera. Mentre pensava dove, come, su cosa e con chi ambientare il suo nuovo lavoro, gli tornarono in mente le parole di un redattore della casa editrice con cui aveva pubblicato, il quale gli rimproverò amichevolmente il fatto che all'interno del libro si aspettava di trovare qualcosa di mafioso. La richiesta non era campata in aria, giacché da diversi anni i fatti di mafia riempivano le cronache nere e riscontravano grande interesse, specie dopo il pentimento di Joe Valachi, l'uomo d'onore che nel 1963 aveva minuziosamente rivelato la struttura della famiglia genovese. Puzo cominciò a fare delle ricerche a riguardo e gli si spalancò davanti una realtà che conosceva solo superficialmente, pur essendo cresciuto in un quartiere dove Cosa Nostra era ben presente. Merito della madre autoritaria, protettiva e saggia, che era riuscita a tenere Mario e i suoi sette fratelli lontano da quei bravi ragazzi. Puzo scrisse una decina di pagine per presentare la sua idea, che inizialmente narrava la semplice investitura di Michael Corleone al nuovo boss della famiglia dopo l'assassinio del padre. I responsabili della casa editrice per cui lavorava restarono tutt'altro che folgorati dal progetto, negando a Puzo il finanziamento per continuare a scrivere e soprattutto tirare a campare. L'autore bussò ad altre 8 case editrici, che però una dietro l'altra gli sbatterono la porta in faccia. Dietro indicazione di un metronotte, Puzo portò infine la sua idea, che nella fase embrionale era intitolata Mafia, alla Putnam, il cui responsabile era all'epoca William Targ, che invece di liquidarlo in pochi minuti, lo ascoltò per un'ora, finendo per dargli $5,000 di anticipo per andare avanti. Quei soldi furono per Puzo una boccata d'ossigeno determinante e una grande iniezione di fiducia. Continuò le sue alacri ricerche, fondendo le gesta criminali delle cinque famiglie di New York, con gli atteggiamenti e le suggestioni che provenivano dalla sua. Il personaggio di Vito Corleone, oltre ai boss Frank Costello, Carlo Gambino e Joe Profaci, è ispirato alla madre di Puzo, che come detto era autoritaria, riflessiva, protettiva, ma anche spietata, tanto da far rinchiudere il marito depresso in manicomio per salvaguardare la crescita dei figli. Targ non dovette neppure attendere l'uscita del libro per avere la conferma di averci visto giusto e già poco tempo dopo aveva venduto i diritti per l'edizione paperback per $400,000. Il fatto non sfuggì ad uno scout della Paramount che convinse lo studio a giocare d'anticipo. Puzo, come di consueto, era al verde, portava i capelli a mezzo collo ed era assediato dai cravattari e così quando la Paramount gli sventolò in faccia $12,000 promettendogliene altri 75,000 se il film fosse stato realizzato, firmò senza indugio, convinto di aver dato allo studio una fregatura epocale. Il tempo dimostrerà il contrario. Il libro uscì nel marzo del 1969 e nel giro di 2 anni vendette 9 milioni di copie. Nel frattempo la Paramount aveva affidato l'incarico di produrre il film ad Albert Raddi, che avrebbe garantito il rispetto dei tempi e soprattutto del budget stanziato.
L'idea iniziale era quello di farlo sporco, veloce, con due soldi. Lo studio californiano, del resto, era rimasto scottato dall'esito delle ultime pellicole prodotte, dalla ballata della città senza nome a Operazione Crepe Suzette, che oltre a sforare i rispettivi budget, si erano rivelati dei fiaschi atroci. Per non parlare della Fratellanza, pellicola a sfondo mafioso, diretta da Martin Ritt nel 1968. Una vera e propria bomba, per cui la Paramount aveva giurato di non produrre più film del genere. Il successo, che non accennava ad esaurirsi, del libro di Puzo e il fatto di averne pagati i diritti, l'equivalente di un piatto di fave, fecero cambiare rapidamente idea a Robert Evans, il mamma santissima dello studio, che però non volle ripetere l'errore che riteneva alla base del flop della Fratellanza, quello cioè di non averlo affidata ad un regista di origini italiane. Ecco perché il primo a cui fu proposta la direzione del Padrino fu Sergio Leone, una vecchia conoscenza peraltro della Paramount, con cui aveva realizzato C'era una volta il West. Ma Leone rifiutò perché è interessato più a sviluppare C'era una volta in America, che però non vedrà la luce prima del 1984. Altri registi vennero avvicinati, da Arthur Penn a Peter Bogdanovich, da Otto Preminger a Costa Gavras fino a Warren Beatty, e tutti rifiutarono. Un po' per impegni già presi, un po' perché la materia era moralmente discutibile e i precedenti poco gratificanti. Venne infine individuato Francis Ford Coppola, che oltre a costare poco, era tra i giovani registi della nuova Hollywood. Ma anche lui sulle prime non ne voleva sapere. Il romanzo di Puzo gli sembrava una misera ricostruzione di un mondo esecrabile, narrata facendo ricorso agli stereotipi più biechi e ai dettagli più luridi, come la sberla di Sonny Corleone o i continui riferimenti alle cacate sotto di chi veniva strangolato. Ma pecunia non olet, e Coppola, che all'epoca stava inguaiato né più né meno come Puzo, fece una repentina marcia indietro. L'American Zoetrope, società di produzione a gazzimme con George Lucas, era partita col piede sbagliato, producendo due bei film, Non torna a casa stasera e L'uomo che fuggì dal futuro, che però avevano fatto pena al botteghino, generando un debito sanguinoso di $600,000 che la Warner Bros. Voleva indietro in fretta e sull'unghia. La regia del Padrino era dunque un'offerta che non si poteva rifiutare. L'alternativa per i due era l'abbandono delle velleità cinematografiche e l'apertura di una friggitoria a Coney Island. Coppola pretese però di avere un controllo maggiore sul film, a cominciare dalla sceneggiatura, che scrisse di suo pugno, lasciando a Mario Puzo un lavoro di rifinitura. Lo scrittore, il cui libro era ancora al vertice della classifica dei più venduti, mise da parte la boria che un successo del genere inevitabilmente porta con sé, accettando di buon grado non solo il ridimensionamento di personaggi e relative gesta, in particolare riguardo a Johnny Fontaine e Lucy Mancini, ma anche il senso generale della trama, non più incentrata sul crimine organizzato, ma sull'evoluzione di una famiglia mafiosa e dei suoi interessi nel momento del passaggio di consegne da padre a figlio. Una transizione che Coppola descrisse, né più né meno, con gli stessi canoni che regolano il sistema capitalistico americano, dove chi è più veloce, crudele e spietato fa fuori tutti gli avversari, in un sol colpo. Inizialmente scettica, la Paramount diede infine il placet al progetto illustrato da regista, perché sembrava avere le idee molto chiare. Soprattutto, il libro continuava a vendere e ad aumentare l'aspettativa sul film. Tale successo convinse lo studio a darla vinta al regista anche su altre questioni. Il budget, fissato inizialmente a $2,5 milioni, non sarebbe bastato per girare un film nella Grande Mela e ambientato nell'immediato dopoguerra, ragione per cui la Paramount suggerì di rendere la storia contemporanea e di girarla in un posto meno caro, seppur con una solida tradizione mafiosa, come Kansas City. Ma Coppola fece presente che un'operazione del genere avrebbe reso riferimento al libro ingannevole e tutta una serie di elementi importanti sarebbero andati perduti. La Paramount alla fine si convinse delle ragioni del regista ed elevò il budget a $6 milioni, ma la disponibilità dello studio finì molto presto e quando si cominciò a parlare del cast fu evidente che tra Coppola e i vertici della Paramount non era ancora arrivato il momento di fare lingua in bocca sotto la doccia. Sia per lo scrittore che per il regista, il Padrino è sempre stato esclusivamente Marlon Brando. La stella dell'attore, tuttavia, era in caduta libera da un decennio. Con gli ammutinati del Bounty aveva quasi mandato zampe all'aria la Metro-Goldwyn-Mayer e con i successivi non aveva fatto altro che alimentare la sua fama di attore costoso, inaffidabile e rompicoglioni. Appena Coppola fece il suo nome, il capo della Paramount, Charles Bloodhorn, impazzì. Brando, disse con la bava alla bocca, non girerà alcun film con questo studio finché ci sarò io. Ma al regista le alternative
Danny Thomas a Orson Welles che promise di dimagrire, da Laurence Olivier che però era malato, fino ad Ernest Borgnine a cui la Paramount voleva affidare il ruolo, non piacquero allo stesso modo. Visto che Coppola insisteva, lo studio propose alcune condizioni apparentemente impossibili da osservare, ma che se soddisfatte da Brando gli avrebbero garantito la parte. L'attore, celebre per l'infinita superbia, avrebbe dovuto anzitutto sottoporsi ad uno shooting test per dimostrare quanto il ruolo gli calzasse a pennello. Poi avrebbe dovuto accettare un compenso molto più basso del solito. Infine, avrebbe dovuto provvedere personalmente a tutte le spese causate dai suoi eventuali ritardi e capricci. Quando Coppola chiamò Brando, non gli disse di volerlo sottoporre ad un provino, bensì di voler fare una semplice prova trucco per definire meglio il personaggio. L'attore, pittati i capelli con lucido da scarpe e imbottita la mascella con alcuni fazzoletti di carta, non recitò neppure una battuta, ma quando il regista fece vedere il filmato alla Paramount, nessuno ebbe più dubbi. Di più, le altre condizioni non vennero prese in considerazione e l'attore, infine, ricevette un assegno da $120,000 più una percentuale sugli incassi. La Paramount si mise di traverso anche quando Coppola individuò in Al Pacino l'attore perfetto per interpretare Michael Corleone. Lo studio non aveva tutti i torti, Pacino aveva un solo film alle spalle ed era considerato inesperto. C'era in più il problema che l'attore aveva già un accordo con la Metro-Goldwyn-Mayer per recitare nella gang che non sapeva sparare. Problemi risolvibili per Coppola, che in gran segreto portò negli uffici della Zoetrope Pacino, James Caan, Robert Duvall e Diane Keaton per provarli nei ruoli che poi avrebbero avuto nel film. La Paramount, nel frattempo, offrì la parte di Michael Corleone ad attori più affermati come Robert Redford, che del resto era quello che più somigliava al personaggio descritto nel libro, Ryan O'Neill, reduce dal successo di Love Story, e Jack Nicholson. Tutti però rifiutarono, dopo aver scartato anche Martin Sheen e Robert De Niro, a cui però venne riservato il ruolo di Poligatto, lo studio, anche perché di lì a un mese sarebbero cominciate le riprese, forzò la mano, dando unilateralmente la parte di Michael a James Caan e quella di Sonny a Carmine Caridi. Quest'ultimo era perfetto per la parte di Santino, perché rispecchiava esattamente il personaggio descritto nel libro, e infatti Coppola non ebbe nulla da dire. Il problema era Caan. Il regista telefonò a Evans per trovare una soluzione, ma questi gli disse che lo studio aveva deciso così. Coppola puntò i piedi, senza Pacino disse: «Io non ci sto». Dopo qualche giorno i due si incontrarono di nuovo. Evans disse che l'unica possibilità di dare a Pacino il ruolo di Michael era di assegnare a Caan quello di Sonny, facendo fuori, senza alcuna pietà, il povero Caridi. Coppola, di fronte a tale schifezza, si alzò dal tavolo e lo mandò a fanculo, sbattendo la porta. 10 minuti dopo, tuttavia, il regista tornò e disse a Evans che aveva vinto. Caridi venne ricompensato, si fa per dire, con una particina nella gang che non sapeva sparare, dove finì pure Robert De Niro, che scelse di rinunciare al personaggio di Poligatto per interpretare il ruolo lasciato libero da Pacino. Tale scelta, la più giusta della sua carriera, gli consentirà successivamente di comparire nel Padrino. Parte seconda. Il cast, dopo aver incassato i sì di John Cazale, Sterling Hayden, John Marley e Richard Conte, venne completato da Coppola attingendo dalla sua famiglia, a partire da sua sorella Talia Shire, che pur faticando per convincere il fratello, che la riteneva troppo carina, riuscì ad avere la parte di Connie. Nel film compaiono brevemente anche il padre Carmine, la madre Italia e la figlia Sofia, che interpreta Michael Rizzi, il bimbo battezzato, alla fine del film. Nel frattempo i mafiosi, quelli veri, avevano messo gli occhi sulla produzione. La pubblicazione dei Malachi Papers nel 1968, che rivelavano la struttura di Cosa Nostra, i particolari delle 5 famiglie di New York e la commissione, li aveva fatti arrabbiare. Il romanzo di Puzo, pubblicato l'anno dopo, e il suo clamoroso successo certamente non li aveva rabboniti, ma quando si venne a sapere che dal libro sarebbe stato tratto un film, impazzirono letteralmente. L'American Italian Anti-Defamation League, un'associazione che con l'apparente obiettivo di proteggere gli italoamericani da stereotipi e pregiudizi, in realtà era utilizzata dalla mafia per sollevare proteste alla bisogna, venne subito sguinzagliata per creare attorno al film un'aura di infamia. A Robert Evans cominciarono ad arrivare strane telefonate e quando i vetri dell'auto del produttore Albert Raddi a Los Angeles andarono in frantumi dopo essere stati raggiunti da una sventagliata di mitraglietta, fu chiaro a tutti che presto qualcuno sarebbe andato a dormire coi pesci. Per scongiurare tale possibilità,
Nel febbraio del 1971 Raddi fu costretto ad incontrare Joseph Colombo, il capo dell'omonima famiglia mafiosa, il quale pretese che nel film non fossero pronunciati i termini mafia e cosa nostra e che venissero date parti a persone vicine alla famiglia, come Gianni Russo che si presentò al provino con Colombo stesso e Lenny Montana che del boss era stato guardia del corpo e faccendiere, o come Allettieri che nel film veste i panni del truce Virgil Sollozzo che portò più di una volta a cena gli attori a casa del cognato Pasquale Eboli, affiliato alla famiglia genovese, per fargli respirare un po' di sana, autentica mafiosità. La produzione ricevette comunque un'attenzione continua da parte di Loschi Figuri, presenti spesso e volentieri sul set, e saranno tanti bravi ragazzi a partecipare alla chiassosa iniziale sequenza del matrimonio. Calmata la mafia, le riprese finalmente poterono cominciare, ma i guai non erano ancora finiti.